Ormai questa è la mia intro ufficiale e nessuno mi può togliere l'ingresso a inizio video. Comunque, quest'oggi vi porto con me a visitare la nuova casa che ho comprato. Vi spiegherò poi meglio durante il video il perché, il per come, tutto. E niente, quindi faremo un attimo un paio di chiacchiere assieme anche quest'oggi. Altra cosa obbligatoria di video è assolutamente scrivere... No. Ho perso qua dietro il pennarello. Dicevo, altra cosa obbligatoria di ogni video è scrivere sulla lavagna. Comunque ho perso il pennarello. Andiamo a vedere questa casa e capiamo un po' di cose. Comunque, intanto, come avrete notato, solo in ufficio c'è Domenico lì sfocato, che quindi lo vedete o non lo vedete. Ci sono arrivate le nuove scrivanie che però probabilmente o avrete visto in un altro video o dovrete vedere in un altro video. Non spoilerò più di tanto. Però adesso dobbiamo andare nel paradiso, perché non si vede assolutamente niente. Tra l'altro ho appena ricevuto un pacco da HelloFresh. HelloFresh è il servizio che probabilmente semplificherà la vita a tantissimi di voi. Infatti ti permette di ricevere a casa una box con più ricette già razionate e con tutti gli ingredienti freschi e necessari. Inoltre, utilizzando il codice Alessandro50 avrete uno sconto del 50% sulla prima box e del 25% sulla seconda e terza box. Ed ora facciamo al volo la ricetta numero 3, che sono queste tostadas speziate. Mia assistente che ci aiuterà in questa ricetta, che tra l'altro è molto semplice. Qua nella box abbiamo tutto quello che ci occorre in maniera razionata, quindi non dovremo andare a dividere. E ora andiamo all'assaggio. Però molto molto buono. Benvenuti nella mia Easter egg del momento: mi trovo in realtà in bagno perché c'è una mensolina su cui posso appoggiare. Quindi benvenuti nella mia nuova casa. Ora piccolo tour, anche perché spoiler, è una casa estremamente piccola ma assolutamente comoda per le mie esigenze. E vabbè, questo è il bagno, ve lo devo far vedere rapido slide, dai, vi faccio vedere il bagno. Poi andiamo al piano di sopra. Bagno nelle condizioni attuali. Naturalmente questa casa deve essere ristrutturata un pochino. Bisogna farci alcuni lavori e comprare tutto il mobilio e smaltire quello che ora c'è sopra, che adesso vedrete. Dai, andiamo. Mamma mia, quanto è difficile la vita da youtuber che mi obbliga a salire più di 2-3 volte queste scale per rifare questa ripresa. Dai, andiamo a vedere la casa. Una volta salite le scale, perché al piano terra in realtà è soltanto un disimpegno con il bagno, ci troviamo di fronte a due porte. Tra l'altro ci tengo a specificare che questa è soltanto la luce naturale, perché mancano ancora i vari allacci, ed è estremamente luminosa. Comunque, prima porta, seconda porta. Andiamo prima di qua. Ed eccoci qui. Questo è il cucinino. Un cucinino molto piccolo, perché qua parliamo di un monolocale in realtà. Poi, ripeto, le esigenze, le cose ne discutiamo dopo. E come potete vedere è messo abbastanza bene, va ripitturato, ci sono da aggiungere naturalmente gli elettrodomestici, però questa parte è ok. Ora andiamo a vedere anche l'altra stanza. Eccoci qui. Andiamo nell'altra stanza, che è questa qui. Ok, vi ho appoggiati nell'armadio. Allora, questa stanza naturalmente è completamente da sgomberare. Sto guardando online se qualcuno ne ha bisogno prima di buttarla effettivamente, così almeno posso fare del bene a coloro che ne hanno bisogno. Qualora non dovessi trovare nessuno, la farò sgomberare. E appunto questa è la sala principale della casa, essendo un monolocale che in realtà mi è piaciuto sin da subito, proprio perché comunque ben diviso e poi non estremamente piccolo per essere un monolocale. Appunto qua ci andrà tutto. Questo è il render che ho costruito e probabilmente appunto sarà quello effettivo. Ci sarà un divano letto a penisola abbastanza grande per comunque stare comodi, sala, armadio e tavolino. Questa
è una casa molto strategica per me, perché comunque sono anche estremamente vicino all'ufficio che abbiamo preso io e Domenico, e il tutto mi fa davvero creare un ecosistema estremamente vincente. Tra l'altro molto bello sfondo, forse lo vedete un po' sovraesposto. Comunque vi ricordo che oltre a lasciare un vostro parere su questo video e fatemi sapere se volete altri video di questo tipo dove vi porto un po' di più nella mia vita, vi ricordo di aggiungere il vostro tag di Instagram, perché estrarrò uno di voi totalmente a caso dei commenti e gli regalerò 10 euro. Questo ormai è una procedura fissa all'interno dei miei video. Comunque in questo momento ci troviamo invece in cucina, vabbè, non è troppo difficile capire in che zona ci troviamo, anche perché le zone sono quelle lì. Tornando invece a parlare delle cause che mi hanno spinto all'acquisto di questo immobile, ne sono diverse. Questa idea nasce ormai diversi mesi fa, l'idea di acquistare due immobili, uno ad utilizzo mio personale e della mia fidanzata e l'altro invece come investimento. Perché il più grande obiettivo che mi sono imposto è quello di non fare né prestiti né mutui. Quindi trovare quella che è la soluzione corretta per me non è stato affatto facile. Infatti questo appartamento è stato davvero un colpo di fortuna, perché me lo sono portato al prezzo potenzialmente migliore che io potessi fare e soprattutto mi è piaciuto tantissimo a tal punto di utilizzarlo io. Perché ho deciso appunto di non magari acquistare un bilocale per me o comunque un appartamento più grande? Beh, la risposta è un pochino quella di prima, ovvero a me basta un appartamento così nei primi anni, assolutamente sì, non voglio accollarmi mutui e intanto mi trovo molto molto bene così, proprio anche per la vicinanza all'ufficio, che non è solo una questione di distanza, una mera quantità numerica, ma va molto più in profondo la questione. Quindi come potete ben capire, la missione non finisce qui, perché sono ancora alla ricerca di un altro immobile, naturalmente anche questa volta senza alcuna fretta, perché i migliori affari si fanno senza fretta. Sto anche guardando dei locali commerciali, anche se degli esperti del settore mi hanno sconsigliato i locali commerciali, più che sconsigliato mi hanno consigliato di più le abitazioni residenziali, in modo tale da avere migliore tassi di rendimento sull'investimento, proprio perché gli affitti in questo periodo si stanno veramente alzando, dato che i mutui sono estremamente sconvenienti e tra l'altro non li concedono nemmeno. Quindi sì, qui non si finisce mai di investire. Scusatemi se le riprese sono un pochino quelle che sono, ma sto utilizzando continuamente delle postazioni di fortuna per appoggiare la videocamera sopra. Comunque qua ci sono davvero parecchie cose da fare, pur essendo un'abitazione messa molto molto bene. Per tutti coloro che magari si stanno chiedendo che fine abbia fatto la mia vecchia abitazione da ristrutturare, alla fine ho deciso di venderla così, tra l'altro andando completamente a break even con i costi, quindi ho recuperato il mio, compresi di costi vari per poter acquistare la casa, come ben conosciamo, e quindi quello è un capitolo che si chiude. Magari ne potrei fare un altro video, non lo so, ne riparleremo sicuramente più avanti. E appunto qua devo aspettare lo sgombero adesso dei mobili, se nessuno se li viene a prendere. Bisogna aspettare l'imbianchino che andrà a imbiancare, raffrescare le varie pareti e soprattutto andare anche a cambiare un po' di colori, vanno aspettati i mobili. Bisogna capire tante cose e a queste cose sicuramente si vanno ad aggiungere due difficoltà. La prima è che giustamente più che altro è che vivendo con un'altra persona bisogna decidere assieme le cose, quindi la cosa diventa un po' più difficile, sto un attimo imbrogliando con le parole. E la seconda è che abbiamo appena cambiato ufficio io e Domenico, abbiamo appena affrontato un trasloco di ufficio, siamo ancora lì in balia dei lavori, stiamo ancora finendo di acquistare le cose, ci sono arrivate le scrivanie, c'è ancora lavoro lì da completare, sono dietro a mille progetti, sto guardando altro. Davvero questo è un periodo pesantissimo, di cose bellissime, di cose positive, ma assolutamente pesantissimo. Vabbè, io direi che magari possiamo tornare in ufficio. Ciao! La Sony intanto mi è morta, ma qua c'è il lucernario che mi aiuta assolutamente a fare cosa, non lo so. Comunque torniamo in ufficio, facciamo rivivere la Sony che poverina sta morendo, riprendendo in 4K in quest'ultimo periodo, sta un po' male. Eccoci ritornati nel mio regno, nell'ufficio. Qua volevo un attimo spendere due parole sul discorso vicinanza con l'ufficio e poi in realtà ci salutiamo. Il fatto che la casa si trovi estremamente vicina all'ufficio, parliamo di circa 5 minuti a piedi,
mi semplifica estremamente la vita. Mi trovo in un paese comunque che ha i suoi servizi, non parliamo di centro Milano, ma comunque ha tutto il necessario, e il fatto di non dover utilizzare per forza la macchina mi svincola da tantissime cose, a partire dal traffico, dal costo della benzina, dal costo di manutenzione dell'auto. Poi tra l'altro la mia è un'auto che su cui è meglio fare meno chilometri possibile, perché tende a svalutarsi abbastanza, molto di più di altre auto, proprio perché il suo valore tra l'altro è rimasto intaccato nel tempo e potenzialmente potrebbe aumentare. Comunque, chiusa questa parentesi di cui magari ne parlerò in un altro video, ci sono davvero tantissimi video che potrei farvi. Effettivamente, per me, svegliarmi con l'idea di poter essere in ufficio 5 minuti dopo, avere tutto a portata in mano, posso accedere a tutti i servizi del paese subito perché sono praticamente in centro, e non avere varie problematiche, per me è davvero il top. Avere tutto a portata di 10 minuti a piedi mi consente di risparmiare un'infinità di tempo, di non spendere tanto tempo negli spostamenti, di non subire lo stress del traffico, di non subire lo stress dell'obbligo dell'utilizzo dell'auto. Ad esempio, dove avevo prima l'ufficio precedente era a circa 7-8 minuti di auto, una cosa estremamente in realtà vicina e semplice. Però a me anche con lo spostamento mi pesava qualora avessi dovuto farlo per più di due volte al giorno, cioè andare, tornare e ritornare, ok? Quindi effettivamente per me questo è un vantaggio enorme, per tanti altri non lo è assolutamente, per me sì. Io direi che siamo giunti alla fine di questo video, vi ringrazio di averlo visto fin qui, sono curioso di sapere se questa tipologia di contenuti vi possa piacere. Noi adesso ci salutiamo e grazie a tutti della visione.